Bisogna fare sempre un modulo. Ecco, adesso sta registrando. Quindi va bene se le registriamo, siete tutti d'accordo, vero? Ok, va bene. Ok, ritorniamo su questa schermata. Vedete ancora quello che scrivo, vero? Ok, perfetto. Allora, libri di testo. Allora, diciamo il testo di riferimento principale, io mi ricordo l'autore, si chiama Cicogna, e il nome del libro è qualcosa del tipo Metodi matematici della fisica. Comunque queste informazioni le potete trovare anche sulla pagina web del corso. Ok? Quindi sicuramente questo è il testo di riferimento, in particolare sulla parte di analisi complessa. Più trasformate di Fourier. Ok, questa qui è la parte che sicuramente viene è abbastanza condensata ed è fatta bene su questo libro. Anche la parte di spazi di Hilbert la potete guardare lì, solo che un pochettino più stringato. Mentre l'altro libro, ecco, mi ero appuntato, Pedrini Pradisi, Pedrini, Pradisi, Zaffaroni, questo libro è in inglese. Secondo me la parte di spazi di Hilbert è fatta forse leggermente in modo più diffuso, soprattutto la parte sugli operatori. Quindi vi consiglierei, questi testi ci sono in biblioteca, io adesso non so se voi riuscite ad accedere alla biblioteca, non so come funziona. Comunque sicuramente ce ne sono delle copie in biblioteca, sono entrambi degli ottimi testi, ok? In particolare il vantaggio del secondo è quello di essere anche, di avere degli esercizi risolti, cosa rara nel campo, diciamo, per quello che riguarda istituzioni di metodi matematici della fisica, non ci sono libri di esercizi, che io sappia almeno. Questo qui ha il vantaggio di avere degli esercizi anche con le soluzioni, quindi veramente ottimo. Questi qui sono i due testi di riferimento, poi chiaramente diciamo, se voi seguite le lezioni, adesso le registriamo anche, quindi potete, diciamo, se volete prendere appunti rispetto a quello che dico. Poi ci sono altri testi che uno può sicuramente tenere in considerazione come consultazione, c'è un classico che è il Bernardini. Bernardini, Rannisco, Santini. Questo testo qui, che potete diciamo, tenere per consultazione. Qui c'è tutto. Qui c'è, diciamo, sia la parte di analisi complessa, spazi di Hilbert, c'è un po' di tutto. Diciamo che c'è anche troppo rispetto a un programma normale di istituzioni. Probabilmente questo libro copre anche parte del corso di istituzione, diciamo, di metodi 2, quello che farete poi nella magistrale, che è un libro molto, molto completo, molto formale anche, diciamo, di impostazione più matematica. Mentre io avrò un'impostazione un pochettino più fisica, quindi non tantissime dimostrazioni, alcune dimostrazioni ci saranno, però non vado sul formale spinto, non è, diciamo, una cosa di mio gusto. Okay? Un altro libro utile da consultare è il Rossetti. I titoli sono sempre gli stessi, tipo istituzioni di metodi matematici o cose del genere. Il Rossetti è molto completo sulla parte di analisi complessa, sicuramente. Analisi complessa. E funzioni speciali che noi accenneremo nel corso.
Sono le funzioni che si utilizzano, diciamo, le funzioni della fisica matematica più famose, sono i nomi di Legendre, poi i nomi di Laguerre, poi i nomi di Hermite, funzioni di Bessel, eccetera, eccetera. Noi le accenneremo in questo corso, perché vi serviranno poi l'anno prossimo, su quelle, diciamo, funzioni di Rossetti, è uno dei testi più completi. Quindi questo per quello che riguarda i libri di testo. Poi vediamo un po' cos'altro vi posso raccontare, ma se io faccio così, avanti e indietro, vediamo se funziona. Se io scrivo qui, sì, funziona, ok, poi quindi posso fare fronte e retro. Tanto fatemi guardare se ci sono delle domande. No, adesso no. Sempre sull'organizzazione del corso, io farò in modo di, diciamo, fare molti esercizi, più o meno 2/3 del corso saranno, se volete, teorici, 1/3 di esercizi. Avrete un tutor, il tutor si chiama Mauro San Giovanni. Il vostro tutor sarà contattato, lo contatterò, diciamo, a breve, adesso che facciamo poco di programma, così poi lui comincia a farvi delle esercitazioni. Lui è a vostra disposizione, quindi potete chiedergli di fare degli esercizi, oppure potete anche chiedergli delle spiegazioni su delle cose in particolare. Ovviamente anch'io posso, io faccio ricevimento, quindi potete anche chiedere direttamente a me, ovviamente. Okay? Il tutor lo potete utilizzare come suggerimento, io lo utilizzerei per fare degli esercizi in più, oppure per chiarire qualsiasi vostro dubbio. Tipicamente lui dà disponibilità di, non lo so, un paio d'ore a settimana, credo. Potete organizzarvi, come volete, nel senso potete decidere di fare lezione con lui. Non so, un'ora a settimana, 2 ore a settimana, dipende dalla disponibilità che ha lui e dalla vostra disponibilità, oppure potrebbe fare ricevimento, insomma, quello che volete. Adesso poi vi organizzate con lui, io appena facciamo un po' di programma, gli dico di contattarvi e così vi organizzate. Questo riguardo ancora la parte organizzativa del corso. Dopodiché, modalità dell'esame. Allora, probabilmente l'esame immagino che sarà online anche quest'anno, quindi la modalità dell'esame, io poi vi manderò il protocollo per l'esame online di questo corso, però quello che ho fatto l'anno scorso e che penso che continuerò a fare è la seguente cosa, farò online ovviamente, se poi dovessero cambiare le regole. Ci aggiorniamo, però se le cose rimangono come sono adesso, quindi esami online, questo corso tradizionalmente aveva uno scritto, diciamo, di 3 ore, uno scritto sostanzioso e un orale. Adesso queste due cose devono essere in qualche modo rappresentate anche nella modalità online. Allora, la parte orale è chiaramente uguale, l'unica cosa è che siamo online, non siamo in diretta. La parte scritta ho deciso di rappresentarla in un altro modo, nel senso che fare uno scritto di 3 ore online credo che sia abbastanza difficile da gestire. Forse qualcuno lo fa, però non mi piace, ecco, come modalità, anche perché non credo di riuscire ad avere il controllo per 3 ore su tutti voi. Sono un po' un appello di 20-30 persone, 40 persone, non credo di riuscire a controllare 40 persone online. Quindi quello che preferisco fare io, che ho fatto quest'anno, è di fare un breve scritto. Allora, innanzitutto di fare degli appelli a numero limitato di persone, 5 persone, perché io 5 persone riesco a guardare sullo schermo, riesco, diciamo, più o meno a vedere cosa stanno combinando. Si fa uno scritto breve, cioè di 40 minuti, su uno dei tre argomenti che poi dei tre argomenti che poi vi dirò, in particolare analisi complessa, trasformate di Fourier,
qualcos'altro, distribuzioni. Una volta che si fa lo scritto in 40 minuti, me lo mandate il PDF, io lo correggo gli scritti e poi cominciamo con gli orari per quelli che hanno superato lo scritto. Ok? Dettagli sulla modalità dell'esame vi arriveranno, vi manderò un protocollo con le varie regole, quindi cosa si può portare all'esame, come funzionano, che tipo di esercizi, diciamo, questo adesso è inutile discuterlo nel dettaglio adesso, perché ancora non abbiamo neanche cominciato il corso, quindi poi lo vedremo più in là. Ok? Però, cioè, tendenzialmente potremmo fare qualcosa di quel tipo, cioè come ho fatto l'anno scorso, che sto tuttora facendo, cioè di fare un esame online. Vediamo se c'è qualche altra cosa organizzativa che vi devo raccontare. Non so, avete delle domande nello specifico? C'è qualcuno che ha alzato la mano? Vediamo. Apparentemente non ci sono domande. Ecco, poi c'era un'altra questione che riguardava la possibilità di fare degli incontri dal vivo. Io non, diciamo, su questo mi devo informare, non so come funziona con le prenotazioni delle aule, con i vari protocolli di sicurezza. Comunque, quello più in là si può anche vedere se riusciamo a fare ogni tanto un incontro dal vivo, però dipende anche da voi, dalla vostra disponibilità, nel senso che immagino che non tutti voi siate forse in città, magari qualcuno di voi è fuori città, poi in questo periodo adesso siamo pure arancioni, quindi non ci possiamo neanche muovere, quindi per adesso immagino che non se ne parli. Quando diventeremo gialli, se si riesce, se vogliamo provare a vederci, fare delle ore di esercitazioni, boh, faremo un tentativo, però per adesso, diciamo, è prematuro parlarne. Credo di avervi più o meno raccontato tutto quello che serve a livello organizzativo. Quindi, se non ci sono altre, cioè, se non ci sono altre questioni urgenti, io comincerei a fare un po' di conticini. Ah, ecco, scusate, mi è venuta un'altra cosa in mente. Ovviamente questo è un corso di matematica, quindi se riuscite a fare gli esami di analisi 1, analisi 2, geometria in particolare, prima di fare questo esame sarebbe meglio. Non mi ricordo se ci sono delle propedeutica obbligatorie, cioè nel senso se questi esami che ho appena nominato sono obbligatori, però è chiaro che è consigliabile fare prima quelli e poi fare questo, perché comunque sia, ad esempio, la parte di geometria, cioè di algebra lineare in particolare, è particolarmente rilevante per questo corso, perché qui dobbiamo generalizzare quello che avete imparato in algebra lineare negli spazi finito-dimensionali. Quindi è chiaro che sapere che cos'è un autovalore, un autovettore negli spazi a dimensione infinita è molto utile per questo corso, perché qui, quelle cose, quegli argomenti lì dobbiamo ripetere, ma negli spazi un po' più astratti. Quindi è utile che voi abbiate studiato, abbiate fatto l'esame di analisi 1, analisi 2 e geometria. Va bene? Bene, se non c'è altro. Ah, ecco. Libri in inglese sono diffusi in PDF sul web. Io questa informazione, tenendo conto che sono pure registrato, non la posso dare perché verrei tacciato di istigazione ai libri pirata, quindi non lo so, cioè, non saprei dirvi. Quel libro che vi ho nominato prima, sicuramente un libro molto che c'è in biblioteca, è un libro che è uscito da poco tempo. Libri di Feynman sono online e sono liberi per il download, non lo so. Però Feynman, diciamo, è morto un po' di anni fa, quindi immagino che non sia un problema. Questi libri qui ovviamente non hanno il copyright, quindi credo che ci siano. Sicuramente online potete trovare delle dispense, ci sono delle belle dispense, anzi, giacché che ne stiamo parlando,
Ci sono delle dispense molto utili, molto belle, di Sciuto, che era un prof del Dipartimento di Fisica di Torino. Ci sono delle bellissime dispense online di Sciuto che vi consiglio di scaricare. Io le avevo trovate, quindi credo che ci siano ancora in giro. Poi vabbè, potete cercare dispense in giro, dispense dei vari corsi di metodi matematici, quando sono disponibili sui siti potete scaricarle e dare un'occhiata ovviamente. Okay? Quelle di Sciuto sono particolarmente utili, soprattutto per la parte di spazi di Hilbert, di nuovo. Per gli esercizi invece, allora gli esercizi, come vi dicevo, libri di esercizi non ce ne sono di istituzione, a meno che io sappia. Quel libro che vi ho nominato prima, cioè questo Zaffaroni, è un libro che ha sia esercizi che la soluzione degli esercizi, perciò ve lo raccomando. Poi sulla pagina del corso troverete tutti gli appelli, però dovete fare l'accesso, non si vedono tutti, cioè, gli appelli di questo corso si vedono solo se fate l'accesso a Unifè. Potete scaricare tutti gli esercizi degli iscritti degli anni precedenti con le soluzioni e con lo svolgimento, diciamo, accennato. Okay? Quindi quella mi sembra un'ottima base per esercitarsi, nel senso che una volta che voi abbiate fatto, capito e rifatto tutti gli esercizi degli appelli che ci sono online, ce ne sono almeno una quindicina, credo, se ricordo bene. Più gli esercizi che faremo noi poi in classe, basta, nel senso che poi diventa accanimento terapeutico. Okay? L'importante è che poi quando li faremo gli esercizi, che capiate il procedimento, poi cioè, più o meno sono sempre quelli. Ecco, cioè, non è che dovete farvi come un'analisi 1, magari uno si prendeva un libro intero di esercizi e se lo faceva dall'inizio alla fine. Non è il caso qui. Ecco, insomma. Una volta che capite gli esercizi dei compiti, li rifate, vi vengono i risultati, insomma, direi che può bastare. Quindi sugli esercizi, a parte il libro che vi ho appena accennato, potete scaricare gli esercizi dei compiti degli anni precedenti, ci sono le soluzioni, cioè ci sono gli svolgimenti. Ah, ecco, altra cosa che mi viene in mente, le cose vengono in mente così parlandone. Beh, allora, prima, negli anni precedenti, gli studenti avevano la possibilità di scaricare matematica. Non so se qualcuno di voi l'ha mai utilizzato, però è un software estremamente avanzato che si usa sia per didattica, ma soprattutto per ricerca. E la cosa bella di matematica è che, diciamo, a differenza di altri software, fa calcolo formale, quindi matematica sa fare delle operazioni che fa un essere umano, diciamo, integrali indefiniti, ad esempio, cosa che ovviamente non so, un linguaggio tipo C, C++, cioè, fa calcolo numerico, ma non fa calcolo analitico. Invece matematica fa anche calcolo analitico. Matematica da quest'anno non sarà più disponibile perché sostanzialmente perché la licenza costava una cifra spropositata, però come un utile strumento anche per esercitarvi, per quello lo dico, potete utilizzare una cosa che si chiama Wolfram Alpha, mi pare. Non so se qualcuno di voi lo conosce. Sì, ok. Beh, insomma, Wolfram Alpha dovrebbe fare alcune delle cose principali, cioè tipo gli integrali indefiniti, che a dire il vero non serviranno tanto, però gli integrali impropri credo che li sappia fare. E noi faremo un bel po' di integrali impropri con mezzo delle funzioni complesse e credo che sappia fare anche trasformate di Fourier e credo che sappia anche fare, diciamo, sappia trattare anche le distribuzioni. Quindi quello lì è un ottimo strumento sia per esercitarvi, vi potete inventare voi una, non so,
una funzione, un integrale, provare a farlo con le tecniche che poi vedremo e poi vedere se il risultato è giusto. Quindi con un po' di fantasia uno si può inventare degli esercizi e grazie al Wolfram Alpha verificare che il risultato sia corretto. Quindi questo è un altro modo utile per esercitarsi. Okay? Questo lo dico in particolar modo per la parte di analisi complessa e per le trasformate di Fourier e distribuzioni, che poi sono le cose che vengono fuori all'esame scritto. Quindi quello è un altro utile strumento per chi di voi ha matematica, può utilizzare direttamente in matematica, altrimenti il Wolfram Alpha credo che sia disponibile a tutti. Ok? Se non ci sono altre questioni organizzative, se non mi viene in mente qualcos'altro, direi che possiamo cominciare. Ok. Allora, vediamo come fare. Questo lo posso togliere. Materiale didattico, vediamo un attimino. Materiali didattico notari e Ferrario sul sito sono utili anche a noi. Allora, notari credo che abbia degli esercizi, mi pare, vero? E sì, provate a darci un'occhiata. Secondo me gli esercizi che faceva notari erano un pochettino esagerati, cioè un po' troppo pesanti. Un po' troppo pesanti. Ferrario credo che abbia delle dispense, se ricordo bene. Sicuramente male non fa, ecco. Poi il programma non è proprio esattamente uguale, però potete darci un'occhiata, sicuramente. Ok. Va bene. Allora, vediamo se non ci sono altre questioni urgenti. Io comincerei, però mi metto questa schedina, ma la metto un po' più vicina. Ma mi devo un attimo abituare all'utilizzo della tavoletta grafica, perché l'anno scorso non l'ho utilizzata, quindi devo un attimo abituare. Allora, quello che farò adesso, prima di cominciare con le funzioni complesse, dobbiamo fare un paio d'ore più o meno, forse un po' di più, di summary, un riepilogo di proprietà principali dei numeri complessi, che voi immagino abbiate fatto già in ambito di analisi 1. Correggetemi se sbaglio, qualche richiamino di topologia facciamo, quindi ricordarsi, non so che cos'è un intorno, che cos'è un insieme aperto, un insieme chiuso, cose di questo tipo, punto di accumulazione. Quindi faremo un richiamino di alcune di queste proprietà che ci serviranno per la parte poi di analisi complessa. Ma quello che comincerò a fare oggi è ricordarvi che cosa sono i numeri complessi e alcune delle operazioni principali dei numeri complessi, va bene? Allora, i numeri complessi, che cosa sono innanzitutto? Uno la può raccontare in diversi modi, può, diciamo, forse al liceo gli si racconta con l'idea, diciamo, tenendo conto che i numeri complessi uno può fare la radice dei numeri negativi, ok? Quindi c'è l'unità immaginaria, eccetera, eccetera. In realtà i numeri complessi, il campo dei numeri complessi ha una motivazione ben più forte. Non è quella di fare le radici di numeri negativi. La motivazione forte qual è? È quella di cercare una struttura di campo nell'insieme R2. Ovvero, se voi prendete l'insieme dei numeri reali R, il campo
dei numeri reali, che cos'è? È l'insieme dotato di due operazioni, una che è la somma e l'altra che è il prodotto. Vediamo io dove sto scrivendo, se si vede. Non si vede perché non ho cambiato pagina. Vediamo se si vede qui. Scusate, ma mi devo un attimo abituare a questa cosa. Ok, R più o meno. Questo qui è il campo dei numeri reali. Che cos'è questo campo? Beh, diciamo è l'insieme dei numeri reali dotato di due operazioni che sono la somma e il prodotto, definite nel solito modo. Adesso tra un po' vi ricordo quali sono le proprietà di un campo. La stessa cosa la si vuole fare invece che per i numeri reali, per le coppie di numeri reali del tipo XY, dove X e Y sono entrambi appartenenti ad R. Allora io prendo le coppie a quale spazio appartengono? Appartengono allo spazio R2, ovvero delle coppie di numeri reali. Io voglio dotare R2 di un'operazione di somma e di un'operazione di prodotto. E devo farlo in un modo opportuno, nel senso che se io voglio che questa struttura sia un campo, ho bisogno che vengano rispettate alcune proprietà ben precise. E affinché queste proprietà ben precise vengano rispettate, in particolare il fatto che deve essere R2 più ed R2 per, devono essere dei gruppi abeliani, devono esistere anche gli inversi rispetto all'operazione di somma di prodotto, deve esistere l'elemento neutro, eccetera, eccetera. Ho bisogno di introdurre le operazioni di più e per in un certo modo. Ok? In particolare, come vado a definire l'operazione più? L'operazione più da R2 per R2 in R2, com'è definita? Beh, io prendo la coppia di numeri XY appartenente ad R più la coppia di numeri X' Y' e definisco, quindi per definizione, la somma di questi numeri, che chiamo a questo punto numeri complessi, questo elemento qua, x' più x, y' più y, è esso stesso un elemento di R2. Ok? Quindi questa è l'operazione di somma. Questa operazione di somma ha diciamo, un elemento neutro. Che è la coppia 0,0, che cosa succede? Che qualsiasi elemento di numero complesso sommato a 0,0 dà lo stesso numero complesso. Esiste ovviamente l'inverso rispetto all'operazione di somma, che è semplicemente quella con il segno meno. È inutile che sto a dilungarmi troppo su cose banali. Ed è in particolare importante notare che R2 dotato di più è un gruppo abeliano, si chiama gruppo abeliano. Quindi vale in parte il gruppo abeliano, ricordatevi, vale sostanzialmente la proprietà commutativa, quindi la somma è commutativa. Okay? Vabbè, fin qua niente di particolarmente complicato, ho definito la somma nel modo più banale possibile, la somma di numeri complessi, definito nel modo più banale possibile. Cosa succede per il prodotto? Il prodotto, adesso devo stare un attimo attento perché il prodotto si introduce in un modo un po' più particolare. Quello che uno può dimostrare, che noi non dimostreremo, non so se l'avete fatto in analisi 1, è che il prodotto deve essere definito nel seguente modo. Il prodotto in questo campo dei numeri complessi, cos'è che fa? Prende due numeri complessi, ovvero delle coppie R2, due coppie R2, e associa un'altra coppia R2 in questo modo qua, seguendo questa procedura.
Se io prendo il prodotto di xy per x' e y', che sono due elementi di R2, definisco il prodotto in questo modo: x x' meno y y', xy' più x'y'. Ok? Questa è la definizione di prodotto nel campo, dei numeri complessi. A questo punto, R2 dotato di più, dotato di questa specifica operazione, di prodotto, lo chiamo C. Ok, e questo si chiama campo dei numeri complessi. Ok? Quello che si può verificare è che anche R2 privato dell'elemento 00 è dotato dell'operazione di prodotto che abbiamo appena definito, esso stesso un gruppo abeliano. Perché lo privo dello 00? Perché non c'è l'inverso rispetto al prodotto dello 00, non potete fare 1 su 0 sostanzialmente, che è come nel caso del campo dei numeri reali. Quindi, diciamo, ricapitolando, il campo dei numeri complessi che cos'è? Questa struttura qua. Sono le coppie R2 dotate di un'operazione di somma, un'operazione di prodotto, la somma definita come sopra, il prodotto è definito come ho appena scritto, ovvero come questa strana e curiosa operazione. Quello che uno può verificare è che se il prodotto è definito in quello specifico modo, questo qui è un campo, okay? Quindi ha le stesse proprietà di campo dei numeri reali, okay? Quindi in particolare se è il gruppo abeliano rispetto al più rispetto al meno. La cosa carina da notare è che se uno provasse a introdurre, devo cambiare foglio, se uno provasse a costruire questa volta invece che le coppie di numeri, le terne, ok, sì, ok, va bene. Anche posizionando il foglio in orizzontale, se si può. In orizzontale non sono sicuro che si possa. Ah, tu dici così? Aspetta, vediamo. Non so se è veramente più comodo in orizzontale. Vediamo. È più comodo così? Non credo però. Io lo vedo al contrario poi. No answer. Scusami, non funziona, dovrebbe girare lo schermo. Ma io l'ho girato, si vede al contrario. Infatti non so, io forse scriverei, scusa. Magari provo a scrivere più grande, ma mantengo la posizione verticale, possibilmente. Cerco di scrivere più grande, ma così va bene, si vede. Facciamo così, che io mi tolgo la mia faccia che è tanto inutile e guardo soltanto se scrivete voi. Ok, dove che eravamo arrivati? Ah, ecco sì. Quindi stavo dicendo, se uno prova a fare la stessa cosa per le terne di numeri R3, qui non si riesce a costruire un campo. In R2 si riesce una volta che però uno abbia introdotto quella somma e quel prodotto nel modo in cui abbiamo scritto sopra. Ok? In R3 non si riesce a costruire un campo, cioè uno non riesce a inventarsi delle operazioni di prodotto e di somma tali che questa struttura sia poi un campo. Ok? Campo, vi ricordo, significa gruppo abeliano rispetto al più. Poi ovviamente valgono le solite proprietà, proprietà commutativa, abeliano significa commutativo,
fondativa, proprietà distributiva, proprietà associativa, le solite cose. Okay? In R4, di nuovo, in realtà non si riesce a costruire un campo. Quello che si riesce a fare è una generalizzazione dei numeri complessi, poi se qualcuno di voi, diciamo, è appassionato di queste cose, se la può cercare, che è quella dei quaternioni. I quaternioni sono curiosi numeri, quindi sono delle quaterne di numeri, quindi elementi di R4, i quali, beh, per certi versi è come se avessero tre unità immaginarie, per certi versi. Quindi così come nei numeri complessi voi siete già abituati a sapere che c'è un'unità immaginaria, nel caso dei quaternioni ce ne sono tre di unità immaginarie. C'è gente che ha provato negli anni a costruire la meccanica quantistica utilizzando i quaternioni invece che i numeri complessi. Che io sappia, non ci sono dei particolari vantaggi nel fare questo, che io sappia. Magari c'è gente che ancora ci sta provando. La meccanica quantistica, nella sua formulazione più canonica, è scritta in termini di numeri complessi, non di quaternioni. Però c'è gente che sta che sicuramente ci ha provato, ci sta ancora provando. Ok? Va bene, quindi noi sostanzialmente ci limiteremo al campo dei numeri complessi che indicheremo con C e che vi ripeto essere questa terna, le coppie R2 dotate di un'operazione di somma e di prodotto. Bene? Allora, se io una coppia di numeri, posso decidere di chiamarla Z e faremo così di solito, i numeri complessi li indicheremo con la lettera Z. Se io ho Z' sia la coppia XY e Z è Z' X' Y', quando è che Z è uguale a Z'? Quando, o se volete, se solo se, X uguale a X' e Y uguale a Y'. Ok? Io adesso io vi farò un elenco di proprietà dei numeri complessi che voi già conoscete, quindi andrò abbastanza veloce. In realtà di tutta questa parte introduttiva, la cosa che più mi preme fare è ricordarvi è l'estrazione delle radici di numeri complessi, che è la cosa, diciamo, più particolare. Poi per il resto, diciamo, cose che avete già fatto, sulle quali non mi dilungherò particolarmente. Va bene? Beh, una cosa di sicuro da ricordare è che se io definisco come l'insieme delle coppie X0 appartenenti a C, questo qui di fatto è il sottocampo di C isomorfo al campo. Un attimo che si sta chiudendo la penna, al campo R. Ok? Quindi se io decido di prendere tutti i numeri complessi o tutte le coppie R, ordinate R2 che hanno come prima componente un certo numero X appartenente ad R, come seconda componente 0, questo di fatto è il campo dei numeri reali. Ok? Uno può provare queste cose, nel senso che se uno si prende beh, se io prendo per esempio x0 e moltiplico per y0, utilizzando l'operazione di prodotto che ho definito prima, che cosa devo fare? Devo fare xx', che in questo caso significa fare xy, meno yy', che in questo caso è 0, poi avrò xy' più y'x, che sono 0, e quindi otterrò la coppia xy0. Quindi, come vedete, questo prodotto funziona esattamente come il prodotto in R, no? Nel senso che se io scrivo xy, x per y in R, questo è uguale a xy, ok? Appartenente ad R. Quindi prendere le coppie di numeri x,0 equivale, e quindi diciamo in particolare considerare la somma del prodotto di questi numeri, sostanzialmente mi sta ricostruendo R. Infatti, l'insieme di queste coppie è il sottocampo dei numeri reali appartenente appunto al campo dei numeri complessi. Va bene?
Quindi di fatto quando io scrivo la coppia di numeri, l'elemento di DCX0 è come se stessi considerando X appartenente ad R, è isomorfo, va bene? Ora, la cosa interessante succede, la magia, se volete, di numeri complessi succede in questo caso. Qui cambiamo la pagina, sì, si è cambiata. Quando io definisco la coppia di numeri fatta così, la chiamo I per motivi che saranno chiari tra un po', la coppia di numeri 0,1. Quindi ho come prima componente 0, come seconda componente ho 1. Se io scrivo I per I, uguale a D quadro, scusate, I al quadrato, cos'è che devo fare? Devo fare 0,1 per 0,1 e devo seguire le regole che ho scritto prima. Quindi vi ricordo qual è la regolina, ce l'abbiamo nella pagina precedente, ma la regolina era questa. Se io ho xy per x', y', la regolina è che devo fare xx' meno yy', xy' più x'y'. Ok, io sto scrivendo piccolo, adesso mi correggo. Quindi qui nel caso specifico applico questa regolina al prodotto che avevo sopra, quindi devo fare xx' che fa 0, meno y per y' che fa meno 1 in questo caso, quindi meno 1, poi ho xy' che fa 0 e x', y' fa 0, pure lui. Quindi che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che i quadro fa meno 1. Non lo posso, poiché meno 1, 0 di fatto è il numero reale meno 1, come vedete quello che sto ritrovando è che i quadro è uguale a meno 1. Quindi in questo senso chiamo i, per cui, per certi versi i è come se fosse poiché i quadro uguale a meno 1. Sotto questo punto di vista, I è come se fosse la radice di meno 1, ok? Ma l'origine, quando uno scrive alle scuole superiori radice di meno 1 uguale a I, in realtà è quello che ho appena detto, eh? È il fatto di voler rendere R2 un campo. E per rendere R2 un campo devo introdurre l'operazione di somma e di prodotto come ho fatto prima, okay? È quello che poi mi porta a dire che la radice di meno 1 è i, ok? Ho questa cosa qui che si chiama i, la identifico con l'unità immaginaria, questa si chiama ovviamente unità immaginaria, che già conoscete, ed è essenzialmente la coppia 0,1, dotata del prodotto che abbiamo appena detto, la coppia 0,1 fa sì che i quadro 0,1 per 0,1 è uguale a meno 1, dove il meno 1 è il meno 1 dei numeri reali. Che cosa succede se io adesso faccio i e lo moltiplico per a 0, dove a è appartenente ad r? Beh, quello che devo fare 0,1, che è la definizione di i, moltiplicato per a 0. E qui di nuovo applico il prodotto, la regola del prodotto che ho scritto sopra, e quello che si ottiene, è facile verificare, è 0, a. Quindi che cosa che succede? Succede che quando io scrivo i per a 0, ovvero moltiplico i per un numero reale, ottengo la coppia 0,A, ok? Che posso identificare con la seguente scrittura, chiamo IA. Allora, questo IA si chiama numero immaginario. Ok? Così come le coppie A0 erano i numeri reali, le coppie 0A, dove A è un numero reale, si chiamano numeri immaginari. Va bene? A questo punto
la cosa è quasi fatta, nel senso che se io introduco z uguale ad x y, questo lo posso scrivere come x, 0 più 0, y, utilizzando la regola solita, quella che abbiamo detto 5 minuti prima, di somma di numeri complessi. Dopodiché, questo qui di fatto è il numero reale x più 0y, per quello che abbiamo scritto qui, è esattamente l'unità immaginaria i per il numero reale y. Quindi z uguale a x più y, e questa è la insomma, cosiddetta rappresentazione algebrica di un numero complesso. Ok? Okay. Questo si vede ancora quello che ho scritto giù? Vediamo. Ho l'impressione che se scrivo troppo in giù, no, si vede, si vede. La rappresentazione algebrica del numero complesso, in particolare, vabbè, introduciamo un po' di nomenclatura. Quello che si usa a dire è che quando io scrivo z, posso scrivere o come coppia XY, ma lo posso scrivere anche come X più Y, e definisco I uguale a re di Z, che si chiama parte reale di Z, e Y uguale a im di Z, è la parte immaginaria di Z. Ok? E questa è la famosa rappresentazione algebrica dei numeri complessi. Oh, è chiaro che se è un numero complesso a parte immaginaria uguale a 0, questo numero complesso è di fatto un numero reale. Se è la parte reale uguale a 0, questo si chiama un numero immaginario. Questa è tutta la nomenclatura che conoscete. Bene? Dopodiché, andiamo avanti con le definizioni. Se io ho x più y, si definisce il coniugato, il complesso coniugato di z, e lo si indica con z asterisco oppure z barra, lo useremo entrambe. Cercherò di uniformarmi, non mi ricordo mai ogni anno quale delle due utilizzo. Comunque il complesso coniugato z star o z bar, per definizione, che cos'è? È x meno y. Quindi devo prendere lo stesso numero di prima e ribaltare con un segno meno la parte immaginaria. Va bene? Questo è il complesso coniugato. Proprietà del complesso coniugato, beh, ce ne sono un bel po', io adesso non ve le rielenco tutte, tanto sono cose che avete già fatto, mi limito soltanto a fare una carrellata di proprietà. Se io faccio z barra e poi lo barro di nuovo, questo è uguale a z, cioè se faccio due volte il complesso coniugato di un numero complesso, ottengo il numero di partenza. Se faccio z1 più z2 barra, questo è uguale a z1 barra più z2 barra. Se faccio z1, z2 come prodotto, ora il prodotto, una volta che ci abituiamo a utilizzare le variabili z, che sappiamo essere complesse, non starò a mettere il puntino, ok? È sottinteso come al solito. Quindi quando scrivo z1, z2, intendo il prodotto complesso dei numeri z1, z2, ok? Se ci metto una barra di qua, questo è uguale a z1 barra per z2 barra. Queste sono tutte proprietà che potete provare a verificare utilizzando la definizione di sopra. Non c'è bisogno che le proviamo, cioè sono cose che già conoscete, sono cose che sono facilmente verificabili. Che altro? Il reciproco di z, vediamo se. Reciproco di z, introduciamolo. Se
Se io ho Z appartenente a C privato dello 0, si definisce il reciproco di Z oppure l'inverso di Z, che cos'è? Un numero complesso Z', tale che Z' per Z è uguale a 1, dove 1 è l'uno dei numeri reali. Okay? Vabbè, il reciproco com'è che si fa questa cosa? Beh, z' lo scriveremo formalmente come 1 su z, però se vogliamo dare la rappresentazione algebrica del numero complesso 1 su z, è bene fare la seguente operazione. Diciamo, è una questione di pulizia, di ordine. Questa che cos'è? Sarebbe 1 diviso x più y. Quello che si fa, che siete immagino abituati a fare, è la seguente operazione: scrivere x più y per x meno y, x meno y, quindi moltiplico e divido per la stessa quantità. Adesso notate questa cosa: se io faccio x più y per x meno y, questo che cosa diventa? Diventa tutto il numero complesso, vabbè, tutte queste proprietà le conoscete già. Vabbè. Questo qui diventa x quadro più y quadro, giusto? Perché quando faccio x, vabbè, cioè, i prodotti misti se ne vanno, quando faccio, lo faccio qua sotto, y per meno y, questo diventa y per meno y fa 1 e rimane y quadro, ok? Quindi, applicando quest'operazione a reciproco, scrivo che z' uguale a 1 su z, di fatto questo è x diviso x quadro più y quadro meno i, y diviso x quadro più y quadro. Quindi, rispetto all'operazione di prodotto, io posso trovare il reciproco, l'inverso. Ed è un numero complesso z' uguale a 1 su z, che chiamerò 1 su z formalmente. Se io voglio dare la rappresentazione algebrica di 1 su z, devo fare quell'operazione lì, cioè di eliminare dal denominatore le parti immaginarie, sostanzialmente, ed avere un numero reale, no? Quindi la parte reale di questo numero complesso sarà quello che c'è qui, la parte immaginaria sarà quello che c'è qui con il segno meno. Quindi se volete, qua ci metto un meno, qui ci metto. Altre proprietà. Cambiamo pagina. Vediamo se è cambiata. Sì. Se io faccio 1 su z e poi ne faccio il barra, ovvero il complesso coniugato, potete provare a dimostrare che è uguale a 1 diviso il complesso coniugato di z. Questo potete provare a dimostrarlo. Se io prendo z dove z alla n che cosa significa? Beh, stessa, la solita cosa, z per z, ok, n volte. Dicevo che se io faccio z alla n e poi ne faccio il complesso coniugato, questo uguale a z complesso coniugato alla n. Anche questa è una proprietà utile, dove n è un numero appartenente a z. E devo escludere chiaramente 0, altrimenti se n è negativo non posso trovare l'inverso. Che altre proprietà vi posso dire? Beh, questa è una proprietà importante. Se io prendo z per z barra, questo è un numero maggiore o uguale di 0. Perché? Perché z per z barra l'abbiamo appena visto, è uguale a x quadro più y quadro. Quindi questo è necessariamente un numero maggiore o uguale di 0. Si definisce il modulo di z, lo indicheremo in questo modo, z modulo. Per definizione, questo è z per z barra sotto radice quadrata, uguale anche
utilizzando la rappresentazione algebrica x quadro più y quadro. Okay? Questo è il modulo di un numero complesso. Il modulo di un numero complesso ha alcune proprietà. Prima proprietà, il modulo di z è un numero maggiore o uguale di 0. Il modulo di z uguale a 0 se e soltanto se z coincide di fatto con 0. Io adesso sto scrivendo 0 come se fosse un numero reale, ma devo intenderlo come una coppia 0,0, ma in realtà una volta che ho la rappresentazione algebrica dei numeri complessi, le operazioni sono sempre le stesse. Sono le stesse identiche operazioni dei numeri reali, con l'unica variante che mi devo ricordare che quando vedo i per i devo fare meno 1. Questa è l'unica differenza. Per quello che la rappresentazione algebrica risulta particolarmente utile, perché non mi devo andare a ricordare ogni volta il prodotto strano che ho definito prima. Okay? Una cosa che mi devo ricordare è che quando ho i per i, questo qui fa meno 1. Questa è l'unica cosa. Seconda proprietà, se io prendo z1, z2 e ne faccio il modulo, questo uguale al modulo di z1 per il modulo di z2. Se faccio z1 più z2 modulo, questo è minore o uguale al modulo di z1 più il modulo di z2. Questa è una disuguaglianza triangolare. Se io prendo il modulo di z barra, questo uguale al modulo di z. Ok? Direi che più o meno queste sono le proprietà più importanti. Ad esempio, se io prendo il numero z uguale a 1, 1 più i, come si calcola modulo di questo numero? Il modulo di questo numero sarebbe, quindi il modulo di z sarebbe la radice quadrata di parte reale al quadrato più parte immaginaria al quadrato, cioè di 1 più 1, quindi uguale alla radice di 2. Ok? Se io voglio fare 1 più i al cubo in modulo, basta che faccio il cubo del modulo, ok? Poiché il modulo è uguale alla radice di 2, il cubo del modulo sarebbe 2 alla 3 mezzi. Non sto scrivendo più. Ah, infatti questi non funzionano come dei fogli normali. Ok, scusate. Non so, penso che non si veda più quello che ho scritto. Scusate, ma mi devo ancora abituare a questa cosa. No, no, è che è solo sovrapposto e quindi non vedo dove scrive io in particolare. Ok, un attimo che tolgo il foglio, un attimino. Andiamo qua. Va bene, grazie. Scusate, devo un attimo abituare. Stavo scrivendo che 1 più i al cubo modulo, questo uguale a 1 più i modulo al cubo, per quello che ho scritto prima, poiché il modulo di 1 più i è radice di 2, questo uguale a 2 alla 3 mezzi. Ok? È solo qualche esempietto di queste operazioni qua. Vediamo che altro ci interessa fare. Beh, anche questa è una proprietà utile. Se io scrivo n se prendo un n appartenente a z e prendo z appartenente a c meno 0, se io faccio z alla n e ne calcolo il modulo, questo è uguale al modulo di z alla n. Quindi la proprietà che ho appena scritto di sopra vale in generale per un n appartenente a z, dove z, vi ricordo, numeri interi. Ok? Altra proprietà utile, se io prendo la parte reale di z, questa è sicuramente minore o uguale al modulo di z. Okay. Lo stesso dicasi per la parte immaginaria di z. Se prendo la parte immaginaria di z, questo è un numero complesso e sicuramente minore o uguale al modulo di z.
distanza metrica in C. Una volta che ho introdotto il modulo, posso definire la distanza di tra Z1 e Z2 per definizione e Z1 meno Z2 in modulo. Una volta che ho introdotto questa nozione di distanza, il campo C, dotato di questa definizione di distanza, è uno spazio metrico. Ok, posso introdurre, questo lo faremo più in là, gli intorni, eccetera, eccetera. Posso parlare di frontiere, di intorni, di punti di accumulazione, eccetera, eccetera. Una volta che ho lo spazio metrico, posso fare tutte quelle cose belle che si fanno in R, in particolare i limiti, questo poi lo vedremo più in là. Ok? Anche il concetto di distanza è una cosa che ritroveremo più in là quando faremo gli spazi di Hilbert, è una cosa molto importante. Quello che ho appena fatto, facciamo un piccolo summary. Abbiamo introdotto il campo dei numeri complessi, abbiamo visto che questo campo dei numeri complessi ha due operazioni, che sono la somma e il prodotto con quella definizione strana. In realtà, così come l'ho detto, ve la potete già dimenticare, nel senso che l'unica cosa che vi serve poi nei calcoli è sapere che il numero complesso ha una rappresentazione algebrica in termini di x più y, e basta ricordarsi che i è uguale a i per i quadro è uguale al numero reale meno 1. Ok? Quindi tutto quello che ho detto all'inizio era una motivazione, ma che potete sostanzialmente rimuovere dalla vostra testa adesso. Ok? Cioè, non è che ve lo chiedo all'esame. Ora, la rappresentazione algebrica è una cosa molto utile. L'altra rappresentazione che si utilizza dei numeri complessi è la rappresentazione polare. Vediamo se sto scrivendo. Sì, polare dei numeri complessi. Per la rappresentazione polare dei numeri complessi si fa la seguente costruzione, che è quella solita. Prendo il piano, che a questo punto chiamerò piano complesso, dove x è uguale alla parte reale di z e y è uguale alla parte immaginaria di z. Questo qui si chiama piano complesso. E chiaramente un numero, un elemento z appartenente a C è un punto su questo piano, no? Che avrà una sua parte reale e una sua parte immaginaria, che chiamerò x e y. Ok? Quindi il punto z è un punto del piano complesso con una sua parte reale che chiamo x, la parte immaginaria la chiamo y, che corrispondono alle ascisse e le ordinate di questo punto, al solito piano cartesiano. Però, così come nel piano cartesiano io introduco la rappresentazione polare, lo posso fare anche nel piano complesso, sostanzialmente sono la stessa cosa. Introdurre un angolo che chiamo θ, e quindi la posizione di z rispetto all'origine può essere determinata o da x e da y, oppure da un angolo θ e un altro numero che è il modulo di z, no? Ovviamente vedete infatti da lì che il modulo di z uguale a x quadro più y quadro, per quello che abbiamo detto prima, non è altro che la distanza di z da zero. Questa lunghezza qua. Quindi, una volta che io conosco il modulo di z e conosco quest'angolo, posso determinare la posizione di z nel piano complesso e quindi z stesso. Ok? Quindi il numero z di fatto può essere associato o a una coppia di numeri reali x, y, che sono la parte reale e la parte immaginaria, oppure posso identificare z con altri due numeri reali. Uno è il modulo di z, ok? Questa però non la scrivo come coppia ordinata, scusate, e l'altro è teta. Questa qui è la rappresentazione polare.
di Z. Quindi sarà una coppia di numeri di cui uno è il modulo che mi definisce la distanza di Z dall'origine e l'altro è il teta, è l'angolo. Teta ha un suo nome. Teta si chiama argomento del numero complesso Z. Ok? Chiaramente io posso passare da una rappresentazione all'altra attraverso delle operazioni matematiche. Che cos'è che posso dire? Posso dire che se io prendo x diviso il modulo di z, questo è uguale al coseno di teta, e y diviso il modulo di z, questo è uguale al seno di teta. Ok? Quindi una volta che io conosco x e y, posso costruire chiaramente il modulo di z, che è semplicemente la radice di x quadro più y quadro, e posso risalire all'angolo con queste due operazioni. Se faccio x diviso la radice di z, ottengo il coseno di θ, e y sulla radice di z ottengo il seno di θ. Ovviamente l'argomento del numero complesso θ è definito a meno di un fattore 2k pi greco. Quindi di fatto, se io scrivo θ più 2k pi greco, k appartenente z, e ancora argomento dello stesso z. Ovvero, quando vado in rappresentazione polare, ho una certa arbitrarietà o ambiguità sulla definizione dell'angolo. Nel senso che se io prendo un numero complesso z, questo sarà il suo teta, ma decido di farci un giro, anche due o tre giri, e invece di teta ho teta più un generico multiplo intero di 2π greco, otterrò sempre lo stesso numero complesso. Ok? Questa cosa qua, a questo livello, è un'osservazione banale, ma avrà delle implicazioni importanti più in là, quando faremo le funzioni polidrome. Il fatto che l'argomento di un numero complesso è definito a meno di un fattore 2k pi greco. Di fatto si può definire quello che si chiama argomento principale del numero complesso, l'angolo tra 0 e 2π greco, okay? O tra meno pi greco e pi greco. Questo poi lo vedremo più in là. Però ricordatevi già da adesso che l'argomento è definito a meno di un 2k pi greco, dove k appartiene a 0. Per essere più espliciti, z lo scriviamo come x più y, e possiamo anche scriverlo come modulo di z per il coseno di teta più y per il seno di teta. Da dove viene questa scrittura? Beh, viene da questo, no? X è uguale al modulo di z coseno di teta e y uguale a modulo di z per il seno di teta. Quindi questa scrittura qua di fatto vi dà la relazione compatta tra la rappresentazione algebrica e la rappresentazione polare. Lo faccio qui o lo faccio dopo, mi sa che lo faccio qua. Facciamo direttamente la formula di De Moivre, che così è inutile che stiamo ad elencare tutta una serie di proprietà che poi vengono banali una volta che uno conosce questa formulina qui, che ovviamente voi già conoscete, che è la solita, no? La formula di De Moivre. Questa qua la posso anche scrivere come modulo di z per e alla i teta. Questa vi è nota, vero? Penso di sì. Vediamo se mi arriva una conferma. Vi è nota questa scrittura? Ok, nessuno si espone. Professore, stiamo scrivendo, ma forse non vede. Ah, ok, scusate, perché com'è che non vedo messaggi?
No, infatti l'ultimo messaggio mi risale alle 9:12. Non so come mai. Comunque, se questa qui, boh, io credo che sia nota, mi puoi rispondere giusto a voce? Perché Sì, dicono tutti che l'abbiamo vista. sì, l'avete vista, no? Da dov'è che viene questa formulina? Beh, se volete ricavarla, basta che utilizzate Beh, se io scrivo E alla X, questo sapete essere la somma per n che va da 0 a più infinito di x alla n diviso n fattoriale. Lo sviluppo in serie dell'esponenziale. Se voi adesso scrivete, applicate questa identità ad E alla iteta, questa sarebbe la somma per n che va da 0 a più infinito di iteta alla n diviso n fattoriale. Ok? Adesso facciamo così che dividiamo le potenze pari dalle potenze dispari. Divido pari e dispari. Però cambio foglio, scusate. Divido pari e dispari, questo lo posso buttare. Quindi avrei prendiamoci per esempio le potenze pari, 2n per teta alla 2n diviso 2n fattoriale, qui c'ho la somma su n da 0 al più infinito. Questo che cos'è? I alla 2n che cos'è? Beh, questa è la somma per n che va da 0 a più infinito. I alla 2 sarebbe meno 1, quindi è meno 1 alla n, teta alla 2n diviso 2n fattoriale, e questo è proprio il coseno di teta. E analogamente per il seno di teta, no? Quindi effettivamente la scrittura E alla i teta corrisponde proprio al coseno di teta più i seno di teta, di fatto che è quella che poi si utilizza di più perché risulta particolarmente comoda nel fare i calcoli. Okay? Ci sono tutta una serie di proprietà sugli argomenti che secondo me è completamente inutile fare una volta che uno conosca la formula che ho appena scritto. Ecco, l'unica cosa che mi preme di ricordarvi è la seguente, me l'ero appuntata, eccola là. Sono una serie di formuline che possono essere utili nella pratica, che vi permettono di costruire, una volta che siano note la parte reale e la parte immaginaria del numero complesso, vi permettono di costruire l'argomento del numero complesso stesso. Un attimino che la trovo. Vabbè, queste le trovate ovunque, comunque sono queste. L'argomento di zeta, che abbiamo detto essere questo numero teta, è uguale a pi greco mezzi se x è uguale a 0 e y è maggiore di 0. Vediamo perché. Se io prendo un numero complesso che giace sull'asse immaginario positivo, quest'angolo teta chiaramente è pi greco mezzi. Quindi quando la parte reale è uguale a 0 e la parte immaginaria è positiva, teta è uguale a pi greco mezzi. Quando ho la cosa opposta, cioè x uguale a 0 e y è negativo, sono a meno pi greco mezzi. Ok? Questo avendo definito teta per, cioè questo è arbitrario, tra meno pi greco e pi greco. Ok? Dopo le vedremo meglio queste cose. Comunque, se io ho un numero, diciamo, definisco teta nell'angolo meno, diciamo, nell'intervallo meno pi greco, l'argomento teta è uguale a pi greco mezzi o meno pi greco mezzi, a seconda che io sia sull'asse immaginario positivo, asse immaginario negativo. Non è definito se x è uguale a 0 e y è uguale a 0, ovvero l'argomento del numero 0 non è definito.
Ed è uguale invece all'arco tangente di y diviso x quando x è positivo e y è qualsiasi. Quindi l'operazione è prendere la parte immaginaria, dividerla per la parte reale e farne l'arco tangente. Ricordatevi che l'arco tangente, se uno fa il grafico, di arco tangente di x, questo è fatto così, no? Questo è pi greco mezzi e questo è meno pi greco mezzi. Quindi può essere positiva o negativa a seconda di dove sono, quindi devo un attimo stare attento al quadrante. E per stare attento al quadrante si usano queste regoline qua, che adesso vi scrivo, poi le commentiamo. Quindi sarebbe sempre l'arco tangente di y diviso x più pi greco quando x è minore di 0 e y è maggiore o uguale di 0, ed è invece l'arco tangente di y diviso x meno pi greco quando x è minore di 0 e y è minore di 0 esso stesso. Perché queste proprietà? Semplicemente la questione è questa: quando voi volete calcolare l'argomento, dovete un attimo stare attenti a dove sta il numero complesso, se sta nel primo quadrante, nel secondo quadrante, nel terzo, nel quarto, perché l'arco tangente è definito tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, quindi ci vuole, nel caso in cui siate, qui siete in particolare nel secondo quadrante, no? Quindi parte reale negativa, parte immaginaria positiva, e qui invece state nel terzo quadrante. Quindi dovete stare attenti agli angoli, ok? Queste cose una volta che le mettiamo in pratica saranno chiare. Poi gli angoli sono sempre gli stessi, cioè gli angoli sono pi greco sesti, pi greco terzi, pi greco quarti, multipli, diciamo, e gli stessi angoli a cui si sommano pi greco mezzi o un pi greco, quindi questa formula qui, come l'ho scritta, in realtà poi non vi servirà praticamente mai. Okay? Però per essere, diciamo, precisi, quella è la regolina che si utilizza per calcolare l'argomento di un numero complesso. Vediamo che cos'altro vi devo raccontare. Beh, direi che possiamo procedere all'estrazione delle radici. Quindi cambiamo foglio. Allora, qui questa, diciamo, è la cosa più importante, radici di numeri complessi. Sono cose che avete già fatto, quindi io adesso farò un richiamo, poi le ritroveremo abbondantemente negli esercizi. Ok? Allora, tipicamente l'equazione che uno deve imparare a risolvere è un'equazione di questo tipo, questa, diciamo, è di quelle più semplici. Z alla n, dove n appartiene a numeri naturali. Chiaro, potrebbe essere anche lo 0, ma a quel punto è poco interessante. Quindi, se volete, priviamo n di 0. Z ed A sono due numeri complessi, ok? Dove A è assegnato e Z è l'incognita. Questa che cos'è? È un esempio di equazione algebrica, che è la cosa interessante dei numeri complessi che poi vedremo più in là, è il teorema fondamentale dell'algebra, ovvero il teorema che vi dice che in campo complesso, se voi avete un polinomio di grado n, questo ha n radici, non necessariamente distinte, ma comunque ha n radici. Questo è un teorema che forse avete già sentito e che rifaremo più in là. Quando tratteremo i polinomi. Allora, diciamo, questo tipo di problema, come si affronta? Quindi calcolare le radici di un polinomio, questa è un'equazione algebrica molto semplice, nel senso che ho z alla n uguale ad a, quindi ho il termine noto e poi ho z elevato a una potenza.
Poi chiaramente ci sono equazioni più complicate, che sono le equazioni di un generico polinomio di grado n uguale a un numero, a un certo numero complesso. Okay? Però partiamo da questa qua. Innanzitutto A lo possiamo scrivere in rappresentazione polare come il modulo di A per E alla I alfa, dove alfa è l'argomento di A, del numero complesso A. Okay? A questo punto, per calcolare le soluzioni di questa equazione algebrica, la formula magica è la seguente. Quindi le radici dell'equazione di sopra sono date dalla seguente formula: zk uguale a modulo di A elevato a 1 su n, ok? Che significa sostanzialmente prendere il modulo dell'equazione di sopra ed estrarre la radice ennesima, sostanzialmente. Dopodiché devo fare E alla I, che moltiplica alfa diviso n più 2 K pi greco diviso n, dove K è un numero che è uguale a 0,1, n-1. Ok? Questa qui è la formula magica per calcolare le radici dell'equazione algebrica che ho scritto sopra. Bene, è una formula che avete già visto tante volte ed è bene avercela ben presente perché sarà utilizzata abbondantemente. Che cosa vi dice questa formula? Che dovete prendere il numero A, calcolarne innanzitutto il modulo e l'argomento, alfa, dopodiché avrete n radici di questa equazione che sono date dalla formula che ho scritto prima, quindi dovete prendere il modulo di A, farne la radice ennesima, e la parte polare, se volete, è alla I alfa n più 2 kp greco diviso n, dove k varia tra 0, 1 e fino ad arrivare ad n-1. Adesso poi facciamo degli esempi, ok? Nota, quando io scrivo zeta in generale come modulo di zeta per e alla i teta, è chiaro che il modulo, che sta, diciamo, il modulo di questo numero qui è uguale a 1, eh? Quindi questo affare qua si chiama, in gergo, in fisica soprattutto, si chiama fase, eh? Cioè se io faccio e alla i teta e ne calcolo il modulo, questo qui viene 1, ok? Si può vedere in tanti modi, si può vedere in questo modo qua. Se io prendo e alla i teta modulo, questo sarebbe e alla i teta per il complesso coniugato, cioè per e alla meno i teta. Ok? E questo uguale ad 1. Oppure e alla i teta modulo è coseno di teta quadro più seno al quadrato di teta sotto radice, che sto sempre uguale a 1. Ok? Quindi è alla i teta, e quindi anche tutto quello che c'è qua è un oggetto che ha modulo 1, ok? Modulo 1, questo. Modulo 1. Cambio un attimo foglio, scusate. Cambio pagina. Sì, forse questo prima non ve l'ho detto, quindi è bene che ve lo dica. Se io ho z uguale a x più y, questo qui è uguale al modulo di z per e alla i teta. Se io ho z barra, questo è uguale a x meno y, è uguale al modulo di z per e alla meno i teta. Questo potete provare a verificarlo banalmente, no? Perché qual è questo? Questo sarebbe modulo di zeta per il coseno di teta. Il coseno è una, scusate, il coseno di meno teta, ma il coseno è pari, quindi questo sarebbe il coseno di teta. Il seno è dispari, quindi quando scrivo seno di meno teta viene meno i seno di teta. Ok? Che è esattamente quello che ho scritto, che è esattamente, diciamo, x meno y.
Quindi quando prendo il complesso coniugato in rappresentazione algebrica, devo ribaltare la parte immaginaria, in rappresentazione polare devo metterci un segno meno all'angolo. Ok? Bene, la formula di prima è bella, però adesso la dobbiamo applicare. Quindi cominciamo con degli esempi e poi quindi continuiamo ancora adesso 17 e poi continuiamo la prossima volta. Quindi esempio. Se io prendo l'equazione z quadro uguale a d e voglio calcolare le radici di questa equazione algebrica. Allora, la cosa più conveniente è scriversi i in rappresentazione polare. I dov'è che sta piazzato nel piano complesso? L'unità immaginaria è la coppia di numeri 0, 1, quindi i starà qua. Ok? Il modulo di questo numero complesso è 1, okay, ed ha un argomento uguale a pi greco mezzi. Questo è facilmente visualizzabile, no? Pensando alla rappresentazione polare. Quindi i di fatto uguale alla i pi greco mezzi. Quindi, ricordando la formula di prima, mi diceva, guarda che zk deve essere uguale a a modulo alla 1 diviso n per e alla i, che moltiplica alfa diviso n più 2 k pi greco diviso n con k uguale a 0, 1 fino ad n meno 1. Applico questa formulina a questo caso qua. Quindi zk che cosa sarà? Sarà il modulo di a uguale a d e a modulo 1, quindi qui non c'è niente. Devo scriverci adesso e alla i che moltiplica pi greco mezzi diviso n. N in questo caso uguale a 2, quindi sarà un pi greco quarti, no? Quindi qua ci metto un 2, più 2k pi greco diviso 2, e questo lo devo scrivere per k che va da 0 a 1. Quindi avrò uno z0 uguale ad e alla i pi greco quarti. Ok? Questa è la prima soluzione di questa equazione algebrica, che è quella corrispondente a k uguale a 0, e avrò una seconda soluzione che è uguale a d alla i che moltiplica pi greco quarti più, qui ci metto adesso k uguale a 1, qua, quindi avrò un pi greco, ok? Più pi greco, uguale a d alla i, e qui mi viene un pi greco. Scusate, un quarto più uno che fa 5 quarti pi greco. Ok? Queste sono le due soluzioni in rappresentazione polare. In rappresentazione algebrica, se volessi anche quella, che cosa devo scrivere? Che è alla i pi greco quarti uguale al coseno di pi greco quarti più i seno di pi greco quarti, ovvero la radice di 2 mezzi per 1 più i. Questa è la prima radice in rappresentazione algebrica. La seconda radice in rappresentazione algebrica sarebbe e alla i 5 quarti pi greco, quindi di nuovo è un coseno di 5 quarti pi greco più i per il seno di 5 quarti pi greco, uguale sempre una radice di 2 diviso 2, che sta sempre là. 5 quarti pi greco dov'è che sta? Se io faccio il cerchietto qua, il 5 quarti pi greco sarà qualcosa qui, giusto? Quindi, come vedete, la parte lo scrivo 5 quarti pi greco, la parte reale e la parte immaginaria sono entrambe negative. Vabbè, sono le regole di coseni e seni di somme di angoli, quindi qui avrò un meno 1 meno i. Ok? Quindi le due radici di questa equazione algebrica sono questi due numeri qua. Proviamo a guardare una cosa, lo faccio qui il disegnino.
Qui c'era il numero complesso I. La prima radice si trova a radice di 2 mezzi 1 più I, quindi sarà un numero più o meno localizzato qua, z0, che ha un angolo pi greco quarti e ha un modulo che è radice di 2 mezzi. La seconda soluzione dell'equazione algebrica è diametralmente opposta rispetto all'origine, ovvero sta qua sotto, z1, sta qua esattamente, no? Dove quest'angolo qua, questa volta, è 5 quarti pi greco. Ok? Quindi notate una cosa, che ho due soluzioni, come è giusto che sia, questo vale per il teorema fondamentale dell'algebra, ho due soluzioni di questa equazione algebrica. E sono tali da anzi a zero, nel senso che se io scrivo z0 più z1, questa qui sarebbe la radice di 2 mezzi per 1 più i meno la radice di 2 mezzi per 1 più i, ovvero 0. Quindi di fatto le due radici si sommano a zero, ok? Questo vale in generale. Ovvero, se io ho un'equazione del tipo z alla n uguale ad a, le n radici si sommano a zero. Ora, questo è vero quando io ho z alla n uguale ad a, e non vale se io ho z alla n più z quadro uguale ad a, non vale per dei polinomi generici, vale per le equazioni algebriche di questo tipo in cui ho un termine noto e z elevato a una certa potenza e non ho altre espressioni contenenti z. Okay? Questa è una proprietà che si può provare in generale. Beh, facciamo un altro esempio e poi per oggi ci fermiamo. Se io prendo z cubo uguale a i, lo stesso discorso di prima, i lo scrivo come è alla i pi greco mezzi, quindi in particolare il mio alfa è uguale a pi greco mezzi, il mio n questa volta è uguale a 3, posso andare già a scrivere z0, z1 e z2 nel seguente modulo, nel seguente modo. Il modulo di è sempre uguale a 1, quindi è inutile che faccio dei conti. La prima soluzione sarà e alla i alfa diviso 3. Quindi sarà z cubo uguale a d, quindi sarà, se alfa uguale a pi greco mezzi, sarà pi greco sesti. Questa qui è la prima soluzione, no? Utilizzando sempre la formula di prima, che non sto a ripetere. Poi devo calcolare z1, z1 è alla i, poi devo fare qui alfa diviso 3, alfa uguale a pi greco mezzi, quindi avrò un pi greco sesti, più, qui devo scrivere 2k pi greco diviso 3, con k uguale ad 1, quindi è 2 pi greco diviso 3. Ok? Analogamente, l'ultima soluzione sarà e alla i sempre pi greco sesti più, devo scrivere 2k pi greco diviso 3 con k uguale a 2 questa volta e quindi ho 4 terzi. 4 terzi pi greco. Va bene? Vabbè, adesso si possono fare un po' di conticini, non so quanto convenga farli, comunque il primo numero complesso, il secondo e il terzo. Il primo numero complesso cos'è? Un coseno di pi greco sesti che è uguale a radice di 3 mezzi più i diviso 2 perché sarebbe il seno di pi greco sesti. Se lo rappresentiamo, la prima radice starà esattamente qui, questo è l'angolo pi greco sesti. E questa è la prima radice, z0. La seconda radice, vediamo dove sta posizionata, devo fare pi greco sesti più 2 terzi pi greco, ovvero faccio il minimo comune multiplo,
quindi questo è pi greco più 6 diviso 3 fa 2, quindi qua viene 4 pi greco, quindi questo verrebbe 5 sesti pi greco. Quindi l'altra soluzione sta a un pi greco sesti, a pi greco meno pi greco sesti. Quindi starà esattamente, beh, insomma qua. Faccio z1. Ok? E questo angolo qua è 5 sesti pi greco. Quindi sarà uguale a quella di prima, semplicemente con la parte reale col segno meno, ok? La parte immaginaria, lo vedete graficamente, è la stessa. Quindi sarà un meno radice di 3 mezzi più mezzi. Ok? Questa sarà la seconda soluzione. Vediamo l'ultima soluzione. Nell'ultima soluzione devo fare pi greco sesti più 4 terzi pi greco, ovvero faccio un 6, qui c'è un pi greco, più qui viene 8, 6 diviso 3, 2 per 4, 8, quindi viene 9 sesti pi greco, ovvero diviso 3, 3 mezzi pi greco. Quindi l'altra sta qui. Quest'altro angolo qui, questo è 3 mezzi pi greco. Ma 3 mezzi pi greco che cos'è? Un numero che ha come argomento 3 mezzi pi greco e che ha modulo 1, esattamente il numero complesso meno i. Ok? Adesso chiudo. Quindi in sostanza le tre soluzioni sono di quell'equazione sono z0 uguale a radice di 3 mezzi per 1 più i, stava? Sì. Z1 uguale a meno radice di 3 mezzi meno radice di 3 mezzi più 1 mezzo i, tolgo questa parentesi che non c'entra, z2 è uguale a meno i. Se io faccio z0 più z1 più z2, ottengo come prima 0, perché le parti reali se ne vanno e le parti immaginarie si sommano, non ci avrei i mezzi più i mezzi meno i, quindi questo fa 0 come prima. Inoltre, le radici occupano i vertici di un triangolo equilatero. E questo vale in generale, ovvero se io prendo le radici di un di equazioni di quel tipo, troverò sempre che le radici occupano i vertici di un polinomio, scusate, di un poligono regolare. Quindi nel caso 3 ho un triangolo, nel caso 5 un pentagono. Allora, sono le 10:30, io chiuderei anche perché avete lezione, penso avete un'altra lezione. Quindi vi saluto e interrompo. C'è qualcuno che sta parlando? Sì, scusa, sono io, Cesare. Ah, ciao Cesare, io sto chiudendo, eh? Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Devo interrompere la registrazione, scusami un attimo.